E buonasera, buonasera a tutti quanti e ben ritrovati per questo inizio di studi biblici che abbiamo ripreso con iChurch. Il tema che tratteremo in questa serie di studi sarà un tema molto interessante. Sono convinto che sarà qualcosa di molto intrigante per tante persone. Anche se sembra un argomento semplice, un argomento quasi scontato, tra virgolette, in queste serie di studi parleremo dei segni che accompagnano coloro che credono. Avremo diverse lezioni, parleremo di ci sarà tanta roba da studiare, andremo in profondità. Il nostro testo base, in maniera particolare, sarà il Vangelo di Marco, al capitolo 16. Stasera, naturalmente, daremo una introduzione, quindi come prima lezione daremo un'introduzione al tema. Ma vorrei, ora leggeremo il testo da Marco 16, dal verso 1 al versetto 20, ma voglio dirvi quali saranno i temi delle prossime lezioni, perché alcune cose che noi pensiamo di sapere o pensiamo di conoscere, in realtà le andremo a studiare, e così per come è stato nel passato con tutte le altre lezioni di iChurch, alcuni argomenti che noi pensavamo fossero molto radicati nella nostra vita in una determinata maniera, abbiamo scoperto poi andando a studiare con l'aiuto dello Spirito Santo, abbiamo capito che ci sono cose che magari non avevamo capito, certe cose che pensavamo di sapere o di conoscere, in realtà non le conoscevamo affatto, non le sapevamo per niente. E quindi cercheremo di andare a scavare, di scavare profondo, ripeto, anche se è un argomento abbastanza così dinamico, abbastanza carismatico, è un argomento che ci farà riflettere tanto perché c'è tanto da dire. Ripeto, il nostro testo base sarà Marco capitolo 16. E questa sera leggiamo dal verso 1 al versetto 20, quindi tutto il capitolo, e vi farò sapere appunto dopo quali saranno gli argomenti che tratteremo nelle prossime lezioni. Volevo anche dirvi che questa sera, come prima lezione, siamo a giovedì ed è il 10 ottobre, appunto, ma dalla prossima settimana tutte le lezioni di iChurch saranno il martedì. Quindi il martedì alle ore 21, ogni martedì alle ore 21, tranne fra 3 settimane, fra sì, l'ultima settimana di ottobre abbiamo organizzato questo viaggio in Israele, quindi non ci sarà la possibilità di fare la diretta, ma faremo tante dirette proprio da quella che viene definita la Terra Santa. Una settimana, un bel gruppo di 50 persone abbiamo organizzato. Ho studiato un bel giro, un bel tour che sicuramente ci darà tante soddisfazioni. Andiamo a leggere subito Marco, capitolo 16, dal versetto 1 al versetto 20. E prima di fare questo, vorrei pregare un attimo insieme a voi e chiedere proprio allo Spirito Santo di parlare ai nostri cuori, di portarci in profondità. Vorrei chiedere allo Spirito Santo di aprire i nostri occhi e di farci vedere cose che non abbiamo mai visto, di aprire le nostre orecchie e farci udire cose che non abbiamo mai udito, e di avere la possibilità di avere il cuore totalmente aperto affinché possiamo ricevere ciò che non abbiamo mai ricevuto. Così come dice Paolo, citando una profezia di Isaia, dice: ciò che occhio non ha visto, ciò che orecchio non ha udito, ciò che non è mai salito in cuor d'uomo, queste sono le cose che Dio, nostro Padre, ha preparato per tutti coloro che lo amano. Ed è questo quello che noi desideriamo ricevere, questo quello che noi desideriamo vivere. Quello di cui parleremo, che cercheremo di spiegare. Naturalmente nessuno ha la rivelazione ultima e nessuno ha la rivelazione finale su questo, quindi quello che sentirete questa sera e nelle prossime dirette, chiaramente non ha la presunzione di essere uno studio esaustivo sull'argomento, ci mancherebbe altro. Quindi stiamo imparando e continuiamo ad imparare, come disse qualcuno, siamo eterni studenti, non finiremo mai di imparare. Quindi quello che impareremo stasera, fra un anno avremo sicuramente qualcosa di
di meglio da dire, di più profondo da dire, di più ampio da dire. Quindi parliamo di quello che abbiamo, diamo quello che abbiamo, parliamo di quello che abbiamo ricevuto, non possiamo parlare di ciò che non abbiamo ricevuto e non possiamo dare quello che non abbiamo. Quindi è chiaro che la rivelazione, come abbiamo detto anche domenica scorsa, la rivelazione è progressiva. E quindi tutto quello che impariamo dobbiamo imparare a definirlo transitorio e non perfetto, non esaustivo e non completo nella maniera più assoluta. Quindi andiamo a leggere un attimo Marco 16, ma preghiamo prima, chiediamo allo Spirito Santo, dai, tutti insieme, voi che siete nelle case, so che ci sono persone che si sono riunite nelle case, ci sono gruppi che stanno seguendo questo studio da alcuni appartamenti, e voglio ringraziarvi del fatto che siete online, che state seguendo, che state ascoltando, e sono convinto che ne sentiremo e ne vedremo delle belle. Padre, nel nome di Gesù voglio ringraziarti per questa serata, grazie per questo nuovo inizio, grazie per come ci dà l'opportunità di parlare, di andare a scavare, a scavare, a scavare profondo nel tuo cuore, nella tua parola, e in tutto quello che tu hai da dirci, tutto quello che hai da darci. Grazie, perché dichiariamo che i nostri cuori sono aperti, le nostre orecchie sono aperte, i nostri occhi sono aperti. Grazie perché tu parlerai alle nostre vite, grazie perché ci farai crescere, grazie perché ci porterai avanti, grazie perché cambierai la nostra vita, grazie che ci fai maturare, grazie Padre che vai a smantellare, a distruggere tutto quello che non ti appartiene, tutto quello che è religione nella nostra vita, tutto quello che non è stato edificato da te nella nostra vita, noi vogliamo e chiediamo e pretendiamo che sia demolito in maniera definitiva nella nostra vita, e che tutto quello che è da te nella nostra vita possa crescere e possa aumentare in maniera veloce, in maniera straordinaria e visibile. E per questo noi ti ringraziamo, grazie per come ci darai saggezza, ci darai possibilità di ricevere anche dopo lo studio, grazie per come continuerai a parlare non solo durante la diretta ma anche dopo. Grazie con tutto il cuore, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen e amen. Se sei in compagnia, di alla persona accanto a te, Dio ti parlerà, lo Spirito Santo ti parlerà e farà qualcosa di straordinario nella tua vita. Andiamo a leggere Marco capitolo 16, leggiamo dal verso 1 al verso 20, questo è il nostro testo base. È scritto così: Ora, trascorso il sabato, Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e Salome, acquistarono degli aromi per andare a imbalsamare Gesù. La mattina del primo giorno della settimana, molto presto, vennero al sepolcro al levare del sole. E dicevano fra di loro: Chi ci rotolerà la pietra dall'entrata del sepolcro? Ma alzando gli occhi, videro che la pietra era stata rotolata, sebbene fosse molto grande. Entrate dunque nel sepolcro, videro un giovanetto che sedeva dal lato destro, vestito di bianco, e rimasero spaventati. Ed egli disse loro: Non vi spaventate. Voi cercate Gesù, il Nazareno, che è stato crocifisso. È risuscitato, egli non è qui, ecco il luogo dove l'avevano posto. Mandate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto. Ed esse, uscite prontamente, fuggirono via dal sepolcro perché erano prese da tremore e stupore e non dissero nulla a nessuno perché avevano paura. Ora Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, cioè la domenica, apparve prima a Maria Maddalena, dalla quale aveva scacciato sette demoni. Ed ella andò e l'annunziò a quelli che erano stati con lui, i quali erano afflitti e piangevano. Ma essi, sentendo dire che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Dopo queste cose apparve in altra forma due di loro che erano in cammino verso la campagna. Anch'essi andarono ad annunziarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Infine apparve agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a coloro che lo avevano visto risuscitato. Poi disse loro:
Andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato, ma chi non ha creduto sarà condannato. E questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto nel mio nome. Scacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano dei serpenti. Anche se berranno qualcosa di mortifero, non farà loro alcun male. Imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. E il Signore Gesù, dunque, dopo aver loro parlato, fu portato in cielo e si assise alla destra di Dio. Essi poi se ne andarono a predicare dappertutto mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Amen. Amen. C'è tanto da dire, c'è tanto materiale ed è un argomento personalmente che mi entusiasma e che mi emoziona particolarmente. I segni che accompagnano coloro che credono. Di che cosa parleremo in questi studi? Vi faccio un elenco molto veloce, anche se non è completo, ma sommariamente ci prenderà diverse settimane. Diverse settimane. Parleremo naturalmente del grande mandato, parleremo di quello che è il mandato che Gesù ha dato ai suoi discepoli e quindi a tutti noi, a coloro che credono, Gesù dice. In realtà scopriremo che non esiste un grande mandato, perché non esiste un piccolo mandato. In realtà quello che viene definito comunemente come il grande mandato è il mandato, naturalmente. Parleremo dell'ascensione del Signore Gesù, è un argomento di cui si parla pochissimo, se voi ci fate caso, che si parla molto della croce, non tantissimo della resurrezione, ma quasi niente si parla dell'ascensione, cosa che è altrettanto importante quanto la morte e quanto la resurrezione, perché il mandato è strettamente collegato, il mandato di predicare il Vangelo e di dei segni che accompagnano coloro che credono è direttamente collegato con l'ascensione di Gesù e parleremo di un argomento molto interessante, vi garantisco che capiremo alcune cose e saranno collegate a tanti argomenti che magari sono lì in sospeso. A volte noi ascoltiamo delle predicazioni, ascoltiamo degli insegnamenti e certe parole che riceviamo diventano come degli anelli di congiunzione con alcuni argomenti che sono nel nostro cuore, ma che non riusciamo a collegare ad altri. E studieremo e vedremo un'altra lezione, che cosa significa letteralmente predicare il Vangelo ad ogni creatura. Nel testo greco questa parola è molto bella, perché significa letteralmente predicare il Vangelo a tutto ciò che è stato creato, il che non significa semplicemente alle persone, quindi ad ogni creatura come è stato tradotto, ma a tutto ciò che è stato creato. E quindi andremo in profondità su questo argomento. Cosa significa essere salvati e cosa significa essere condannati? E so che questo è un argomento che molti aspettano e parleremo. E probabilmente lo lascerò per ultimo, così sarà qualcosa che vi lascerò con l'acquolina in bocca. Cosa significa essere salvati? Chiunque avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Questo è un ottimo argomento che toccheremo probabilmente non solo in una lezione. Poi inizieremo a parlare naturalmente dei segni, che cosa significa la parola segno, il segno che accompagna, cosa si intende per il fatto che i segni accompagnano e non precedono, ma accompagnano coloro che credono. Quindi spiegheremo chi sono coloro che credono, che ad esempio i segni di cui parla Gesù non accompagnano i ministeri o i ministri, no? Apostoli, profeti, evangelisti, pastori, dottori. Ad esempio c'è una credenza all'interno di alcune realtà carismatiche dove si parla del fatto che qualcuno ha il ministerio della liberazione. E scopriremo che chiaramente è una bufala. Che chiaramente è una cosa inventata dagli uomini. Non esiste il ministero di liberazione, non esiste il ministero del cacciare i demoni. Sono dei segni che Gesù ha dato a tutti coloro che credono. Quindi tutti possono
cacciare i demoni, tutti possono liberare qualcun altro, così come tutti quanti possono imporre le mani sugli infermi e vederli guariti. Però spiegheremo ad uno, ci prenderemo una lezione per volta su cosa significa scacciare i demoni, cosa significa parlare in nuove lingue, cosa significa prendere in mano i serpenti, cosa significa avere una protezione soprannaturale. Gesù lo descrive: anche se bevessero qualcosa di mortifero, non farà loro alcun male. Che cosa significa imporranno le mani sugli infermi ed essi guariranno? Scopriremo che l'epoca dei miracoli non è mai finita e che c'è tanto da imparare su questo e che c'è tanto da comprendere ancora, perché Dio continua a fare miracoli straordinari, miracoli di guarigione, miracoli di liberazione, miracoli creativi, miracoli di ogni genere. Grazie a Dio. Dice Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e per sempre. Gesù ha detto: chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, anzi ne farà di maggiori. Quindi entreremo su questo argomento. E cosa significa, come è descritto ad esempio al versetto 20, che il Signore operava con loro, con i segni che accompagnavano? Il Signore operava con loro e confermava la parola. Scopriremo che e i miracoli sono appunto la conferma di Dio sulla predicazione. Dio confermava con i segni, operava dei segni confermando la parola. E scopriamo qualcosa di molto bello. Vi do qualche piccolo accenno: che i miracoli, i segni che accompagnano la predicazione non sono la conferma di colui che predica o di colei che predica o di coloro che predicano. Ma la Bibbia dice qua una cosa bellissima, che il Signore operava con loro e confermava la parola, non conferma le persone, conferma la parola con i segni che l'accompagnavano. E quindi entreremo in questo argomento che ci farà comprendere delle cose molto belle e molto interessanti. Poi sicuramente questo ci porterà anche a vedere qualcosa sulla nascita e la crescita della Chiesa nel libro degli Atti degli Apostoli, quindi vedere questo mandato che Gesù ha dato, che cosa ha comportato e quali sono stati i primi sviluppi. Chiaramente non studieremo il libro degli Atti degli Apostoli, ci fermeremo all'inizio, ma per capire semplicemente la nascita e la crescita esplosiva che ha avuto la Chiesa a Gerusalemme con i miracoli e con i segni. Se noi andiamo a leggere, tutti gli Atti degli Apostoli è pieno di miracoli e di guarigioni, ma in maniera particolare quello che succedeva a Gerusalemme era veramente straordinario. E quindi vediamo come la crescita della Chiesa era anche il frutto di miracoli, di segni particolari che accadevano e di persone che arrivavano a Cristo a flotta, innalzando e glorificando il nome del Signore Gesù, ricevendo cose straordinarie. Quindi tutto quello di cui parleremo, tutto quello che ascolterete, che comprenderete, sarà tutto alla luce, come diciamo sempre, alla luce di quell'unico messaggio che Gesù ha predicato durante il suo ministero terreno, quel messaggio che Gesù ha insegnato e il messaggio che Gesù ha dimostrato, che è il regno di Dio. Quindi tutto questo sarà all'interno di una mentalità, all'interno di un messaggio meraviglioso che è il regno di Dio. Quindi capiremo e comprenderemo che tutto quello che Gesù ha rilasciato nella vita dei discepoli, nella vita dei credenti, naturalmente, era semplicemente una continuazione di quello che lui aveva già fatto in 3 anni quasi e mezzo di ministero terreno. Cioè Gesù si aspettava, quando ha dato il mandato ai suoi discepoli, che che doveva continuare letteralmente quello che lui aveva iniziato. Quindi loro dovevano semplicemente continuare qualcosa che era stato iniziato 3 anni circa prima con il ministero di Gesù. E Gesù delega i suoi discepoli. Parleremo dell'autorità, naturalmente in questo parleremo, ci saranno tanti argomenti collegati con questo testo. E vedremo che quello che poi succede in Atti degli Apostoli è la naturale conseguenza, è il naturale proseguo di quello che è praticamente successo negli Atti degli Apostoli, che di quello che è successo, scusate, nei Vangeli. E quindi andiamo a parlare un attimo di cosa parleremo stasera. Stasera parleremo un pochettino di questi discepoli
che hanno ricevuto il mandato, questo mandato straordinario, che era letteralmente niente di particolare, soltanto l'evangelizzazione del mondo. E quindi cerchiamo di capire chi erano le persone alle quali Gesù ha affidato questo mandato straordinario, che era quello dell'evangelizzazione mondiale. Perché è importante studiare questo e non andare subito ai segni? Perché quello che io vedo regolarmente girando le comunità e parlando con le persone, dopo 31 anni ho incontrato non centinaia, non migliaia, ma molte di più, persone che continuano a non sentirsi pronte, persone che continuano a non sentirsi degne, persone che continuano a non sentirsi abbastanza preparate o non abbastanza unte, che non si sentono abbastanza pure, che non si sentono abbastanza sante, che non si sentono mai abbastanza di iniziare e continuano a credere che quello che Gesù ha dato o ha detto di fare è soltanto per alcuni, è soltanto per gli eletti, è soltanto per i ministri, eccetera, eccetera. Ed è da 31 anni che io continuo a cercare di demolire questo pensiero e questa attitudine mentale che a volte viene letteralmente installata dai pulpiti nella testa e nella mente delle persone. E questo è qualcosa che deve essere distrutta, perché il mandato di Gesù non è per alcuni, ma è per tutti. E quando noi comprendiamo a chi Gesù stava parlando e a chi Gesù stava letteralmente consegnando il Vangelo del Regno per l'evangelizzazione delle nazioni, vi ricordate Gesù, è scritto in Matteo 24, Gesù ha fatto una dichiarazione molto importante, ha detto così, ha detto: e questo Evangelo del Regno, sto leggendo in Matteo 24, 14, e questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti e allora verrà la fine. Questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti, a tutte le nazioni. Il mandato che c'è in Matteo 28, che chiaramente leggeremo nelle prossime settimane, Gesù ha detto: andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli o di tutte le nazioni. Quindi Gesù sta letteralmente consegnando l'evangelizzazione del mondo, l'evangelizzazione delle nazioni a questi 11 a cui lui sta parlando, già Giuda non c'era più, a questi 11, e ci renderemo conto questa sera di che pasta erano fatti questi 11, perché andando a studiare la loro vita e il modo in cui loro arrivarono a ricevere questo mandato, a ricevere questo testimone da parte di Gesù, questo sarà un incoraggiamento per tutti noi, a tutti coloro che si sentono inadatti, a tutti coloro che si sentono inappropriati, a tutti coloro che non si sentono abbastanza santi, abbastanza puri, o che si sentono abbastanza scoraggiati da dover giustificare la loro mancanza di azione. Ci renderemo conto a chi Gesù sta parlando. Quindi il Vangelo che Gesù sta consegnando nelle mani di queste persone è una responsabilità enorme. E ci rendiamo conto che Gesù ha affidato l'evangelizzazione delle nazioni a questi 11 inetti, a queste 11 persone che se oggi fossero in una comunità cristiana di qualunque denominazione, non ha importanza. Probabilmente il pastore non gli farebbe neanche lavare i gabinetti a queste persone, non gli darebbe neanche le chiavi per aprire la comunità. Sono persone che probabilmente starebbero agli ultimi posti, sono persone che sarebbero tacciate di incapacità, persone che sarebbero state considerate sviate, pericolose e inappropriate da coloro che sono oggi sul pulpito. E invece Gesù ha letteralmente affidato il destino delle nazioni a loro. Ma andiamo a leggere, io voglio rileggere un attimo dal versetto 9. Qua Gesù è già risuscitato. Ed è scritto così: or Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, questo lo dico, apro una breve parentesi, il primo giorno della settimana per gli ebrei chiaramente non era il lunedì come per noi,
Il primo giorno della settimana per gli ebrei era la domenica, perché il sabato era il settimo giorno, il giorno del riposo. Quindi, primo giorno della settimana, la domenica. Ora Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena, dalla quale aveva scacciato sette demoni. Ed ella andò e l'annunziò a quelli che erano stati con lui, i quali erano afflitti e piangevano. Erano afflitti e piangevano. Gli undici, invece di pregare, di capire quello che stava succedendo, si sentivano sconfitti, si sentivano ormai fuori dal gioco, perché hanno pensato, guardando alla croce, vedendo il fatto che Gesù era stato crocifisso qualche giorno prima, per loro era la più grande sconfitta, per loro era finito il mondo ed erano afflitti e piangevano. Ma la cosa più incredibile è quello che noi leggiamo al versetto 11, dove dice: ma essi, sentendo dire che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Vi immaginate quello che abbiamo appena letto? Quello che state sentendo non è una barzelletta, è scritto nel Vangelo di Marco. Essi, sentendo dire da Maria Maddalena che era vivo e che era stato visto da lei, non si misero a saltare, a gridare, a dire gloria a Dio, è risuscitato, è vivo, finalmente. No, la Bibbia dice che loro non credettero. Ma non finisce lì, il versetto 12. Dopo queste cose, Gesù apparve in un'altra forma a due di loro che erano in campagna, viene descritto in Luca 24, i discepoli sulla via di Emmaus. Anch'essi andarono ad annunziarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Ci rendiamo conto di che persone stiamo parlando? Questi 11 discepoli non credettero né a Maria Maddalena e neanche ai due discepoli sulla via di Emmaus. Non credettero. Queste sono le persone alle quali Gesù ha affidato l'evangelizzazione delle nazioni, il discepolato dei popoli. Queste sono le persone di cui Gesù si fidava. Ma guardate qua, il versetto 14. Infine apparve agli undici mentre erano a tavola. Il versetto 10 dice che erano afflitti e piangevano. Erano una sorta di inizio di depressione. E cosa facevano? Erano afflitti, piangevano e mangiavano. E Gesù apparve loro, apparve agli undici mentre erano a tavola. E cosa fece? Io credo che a qualcuno il boccone di traverso gli andò. Probabilmente qualcuno stava bevendo del vino e gli sbuffò in faccia qualche discepolo che gli era davanti. A qualcuno gli sarà bloccato qualcosa nell'esofago. Perché mentre stai mangiando e vedi Gesù che ti appare, che passa dalla parete. E loro erano a porte chiuse per paura dei farisei a quel tempo, e passa dalla porta o dalla parete, ti appare mentre tu stai mangiando, ti rendi conto che c'è la possibilità che qualcosa che muori affogato in un certo senso. Ma dice la Bibbia che, dice qua Marco, che quando Gesù apparve loro, li rimproverò, ascoltate queste parole, li rimproverò per la loro incredulità e per la loro durezza di cuore, perché non avevano creduto a coloro che lo avevano visto risuscitato. Io oggi, mentre leggevo e mentre studiavo, mi sono chiesto, e non ho ancora una risposta, definitiva su questo, devo essere onesto, ma mi sono chiesto, Signore Gesù, ma perché non sei apparso direttamente ai discepoli? Perché sei apparso prima a Maria Maddalena, poi si è apparsa ai due sulla via di Emmaus e poi si è apparsa agli undici. Paolo dice una cosa interessante che non è scritta nei Vangeli, ma è scritta sicuramente qualcosa che gli è stata riportata in Prima Corinzi 15, dove dice: egli fu sepolto, sto leggendo Prima Corinzi 15, il versetto 4, e fu sepolto e risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve a Cefa, cioè a Pietro, e poi ai dodici, e in seguito apparve
in una sola volta a più di 500 fratelli, la maggior parte dei quali è ancora in vita, mentre alcuni dormono già. Successivamente apparve a Giacomo e poi a tutti gli apostoli insieme e infine, ultimo di tutti, apparve anche a me, dice l'apostolo Paolo. C'è tanto da riflettere su questo argomento, sull'apparizione di Gesù, ed è un argomento che sicuramente ci dà tanto materiale, ma mi sono chiesto perché si è apparso prima a Maria Maddalena, poi ai due discepoli sulla via d'Emmaus e poi apparve agli undici, mentre Paolo dice che apparve ai dodici. C'è qualcosa che mi fa riflettere su questo, eh? So che qualcuno già sta pensando. L'ha scritto Paolo che Gesù apparve ai dodici, non apparve agli undici. Ok, andiamo avanti. La cosa importante è che Gesù apparve agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore. Sono andato a studiare queste parole. Sono delle parole molto interessanti, queste parole incredulità e durezza di cuore. La parola incredulità significa letteralmente assenza di fede. Assenza di fede. Ma la parola durezza di cuore è una parola più interessante perché significa letteralmente assenza di percezione spirituale. Nel testo greco può essere tradotta anche in questo modo. E guardate un attimo, Gesù li rimprovera per la loro incredulità e per la loro durezza di cuore perché non perché non avevano creduto a lui che gli aveva detto che sarebbe risuscitato. Diverse volte Gesù aveva detto questo ai discepoli in privato, mai apertamente. Ma Gesù li rimprovera perché non avevano creduto a coloro che lo avevano visto risuscitato. Questo mi fa comprendere una cosa, ed è qualcosa che stasera o oggi studiando ho visto per la prima volta. Quanto è importante credere alla testimonianza degli altri. Quanto è importante credere alle esperienze vere, naturalmente genuine, che gli altri fanno con il Signore. Quanto è importante per noi credere. Gesù sgrida i discepoli non perché non hanno creduto in Lui. Gesù sgrida i discepoli perché non hanno creduto a coloro che lo avevano visto risuscitato, cioè a Maria Maddalena e agli altri discepoli sulla via di Emmaus. E questo mi ha fatto riflettere sul fatto che ognuno di noi deve avere una testimonianza da raccontare. E quanto è importante che ognuno di noi possa credere genuinamente nelle testimonianze genuine degli altri. Perché dico questo? Perché a volte io vedo come una sorta di incredulità, cioè ogni cosa che ascoltiamo, ogni cosa che noi leggiamo, ogni cosa che ci viene riferita, è vero anche che dobbiamo stare attenti perché ci sono un sacco di persone che dicono cose, dicono fesserie, anche di cose accadute, di questi video anche che girano su Facebook o su WhatsApp, eccetera, eccetera. Però ci sono persone che noi conosciamo, ci sono persone con le quali lavoriamo, ci sono persone con le quali magari abbiamo conosciuto da anni. Queste persone fanno delle esperienze veramente forti e reali con il Signore. Quanto è importante poter credere nella loro testimonianza, cioè nel fatto che Dio sta operando anche nelle loro vite. E questo per noi è un grandissimo incoraggiamento perché ci incoraggia nel fatto che Dio opera e continua ad operare, che Dio fa miracoli, che Dio guarisce, che Dio libera, che Dio provvede, che Dio protegge, che Dio compie cose che sono al di fuori della nostra portata e che la testimonianza degli altri per noi è un grandissimo incoraggiamento. Possiamo anche non condividere a volte la dottrina di qualcuno, possiamo non condividere magari lo stile di vita di qualcun altro,
Ma questo non significa che Dio non opera nella sua vita, o non significa che Dio non si serve nella sua vita. A volte noi siamo in contrasto con qualcuno, con una comunità, con un predicatore, o qualche fratello, qualche persona con la quale magari eravamo stati nel passato e con la quale magari i rapporti oggi non sono straordinari o forse si sono incrinati abbastanza. E quando ascoltiamo di qualcosa che magari di bello che Dio fa nelle loro vite o che fa attraverso le loro vite, non gli diamo tanto credito, oppure pensiamo che sia una bufala, oppure pensiamo che non sia possibile perché magari quella persona non sta vivendo secondo i nostri canoni. Noi invece dobbiamo imparare a rallegrarci, anche se non lavoriamo con quella persona, se non siamo d'accordo con quello che sta dicendo, con quello che predica, con quello che insegna o con il suo stile di vita. Insomma, non sono affari nostri. Ma una cosa è certa, se noi vediamo Dio operare nella sua vita o attraverso la sua vita, noi dobbiamo rallegrarci, dobbiamo credere che alla fine Dio può servirsi veramente di chiunque e che Dio opera nella vita di chiunque in maniera straordinaria. E in questo versetto io credo che sia molto importante per noi afferrare un principio basilare. Dio si serve di chi vuole. E lavora e opera attraverso chi lui desidera. Quindi noi possiamo anche non approvare o non essere d'accordo, ma una cosa è certa: Dio non opera secondo i nostri metodi, Dio non opera secondo i nostri schemi, Dio non opera secondo le nostre vedute, Dio non opera semplicemente il modo in cui noi pensiamo secondo la nostra sana dottrina, eccetera, eccetera. Dio opera, Dio continua ad operare. Penso alla profezia che fece Smith Wigglesworth negli anni 40, verso la fine degli anni 40, quando lui profetizzò che Dio si sarebbe mosso in maniera straordinaria nel mondo carismatico, nel mondo cattolico, e tutti lo accusarono, e tutti cominciarono ad andare contro di lui. Poi negli anni 70, negli anni 80, quando il movimento carismatico cominciò a crescere, a svilupparsi, ad esempio all'interno della Chiesa Cattolica, e a vedere miracoli straordinari, dalla Chiesa Protestante ci fu un sacco di accuse, un sacco è il diavolo, è questo e quell'altro. E così poi dall'altro lato ci furono delle continue accuse e cominciarono a scambiarsi queste accuse, quel miracolo è da Dio, quel miracolo è fatto dagli idoli, quel miracolo è fatto dai demoni, ma quello non viene da Dio perché non è in accordo al nostro modo di fare. Abbiamo creato una guerra santa e invece di gettare le bombe gettavamo versetti biblici, abbiamo utilizzato i versetti come pietre per lapidarci gli uni gli altri. Non abbiamo capito e non abbiamo compreso che Dio ha i suoi modi, che Dio ha i suoi metodi, che Dio ha i suoi tempi e che Dio non deve chiedere il permesso a nessuno per muoversi. Quindi, cosa possiamo imparare? Che principio possiamo imparare da questo? Che Dio si manifesta a chi vuole, che Dio si serve di chi vuole, che Dio si muove attraverso chi vuole e che Dio non ha bisogno di chiedere il permesso a nessuno, non c'è dubbio. E Gesù dice alla Bibbia qua che li rimproverò perché non avevano creduto a coloro che lo avevano visto risuscitato. E io voglio incoraggiare non solo me stesso, ma tutti coloro che stanno ascoltando e che stanno vedendo questo video, a ringraziare Dio e a lodare Dio per quello che gli altri vedono, per come gli altri vedono Gesù, per come lo vedono operare, per come lo vedono agire nella vita degli altri. Io non sono d'accordo con tutti, onestamente, non sono d'accordo con quello che gli altri predicano, con tutto quello che gli altri predicano. Io ammiro tantissime persone, con alcuni io non mi ci trovo, ma è lo stesso con me, loro nei miei confronti. Ma questo non significa che Dio non si serve di loro. Questo non significa che Dio non può usarsi delle persone delle quali magari io non concepisco determinati metodi, non concepisco determinate insegnamenti. Noi dobbiamo imparare a dare gloria a Dio quando noi vediamo il regno di Dio che avanza. Quando noi vediamo che le persone ricevono, quando noi vediamo che le persone si aprono al Signore e cominciano a sperimentare il soprannaturale. Quindi dobbiamo imparare a riconoscere Cristo
nella vita degli altri, nel ministero degli altri, nelle comunità degli altri, senza creare separazioni, senza creare guerre, senza creare astio, senza creare barriere. Ok? E ci tenevo a dire questo perché mi ha fatto molto pensare il fatto che gli undici non credettero a quello che gli stavano raccontando con tutto il cuore. Maria Maddalena era sincera e i due discepoli sulla via d'Emmaus erano sinceri, erano onesti, ma loro non credettero addirittura, proprio per non credere in qualcuno che ti sta raccontando che ha visto Gesù, probabilmente lo hanno preso per stupido, lo hanno preso per cretino, l'hanno preso per bugiardo, sicuramente. Perché se tu non credi a qualcuno che ti sta dicendo ho visto Gesù, gli stai dicendo che è bugiardo. E quindi possiamo afferrare questo principio, che noi dobbiamo imparare a rallegrarci quando gli altri ci raccontano di quello che stanno sperimentando nella loro vita. L'amore crede ogni cosa, l'amore spera ogni cosa. L'amore vede Cristo in ogni cosa. Ed è vero che dobbiamo sicuramente esaminare ogni cosa e ritenere il bene. Ma come principio, sto parlando del principio, non del metodo, ma del principio. Come principio, quando qualcuno ci racconta di qualcosa di bello che ha ricevuto, impariamo a rallegrarci e impariamo a credere che Dio realmente può fare questo e altro nella vita delle persone. Io molto spesso sono stato incoraggiato nella mia vita a credere che Dio poteva fare qualcosa che magari non avevo il coraggio di credere o che non avevo ancora avuto modo di credere, perché sentendo la testimonianza di altri, questo mi ha aperto ancora di più la visuale spirituale, quello che viene definita qua al versetto 14, la percezione spirituale di Dio. Gesù li rimproverò perché non avevano fede e perché non avevano assolutamente alcuna percezione spirituale. Avevano il cuore chiuso e quindi non credevano in quello che gli era stato raccontato. E qua andiamo al pezzo forte sicuramente della nostra serata. A chi Gesù ha affidato l'evangelizzazione mondiale? Pensate, questi discepoli che erano stati con Gesù. Se noi andiamo a leggere in Luca al capitolo 9, vediamo di Gesù che affida loro il Vangelo. Se noi andiamo a leggere al capitolo 9, al versetto 1 del Vangelo di Luca, dice: poi chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere ed autorità sopra tutti i demoni e di guarire le malattie, li mandò a predicare il regno di Dio e a guarire i malati. Il versetto 6: allora essi partirono e andavano per i villaggi evangelizzando e operando guarigioni ovunque. Erano persone che avevano sperimentato il soprannaturale. Erano persone che avevano sperimentato Dio nella loro vita, avevano cacciato demoni, avevano visto le persone guarite, qualunque tipo di malattia. Se noi andiamo a leggere in Matteo al capitolo 10, vediamo il mandato di Gesù dove dice: andate e predicate dicendo il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, mondate i lebbrosi, risuscitate i morti, scacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Questo era il mandato che Gesù aveva dato ai suoi 12, ai suoi discepoli. E cosa ha davanti ora? Ha 11 che sono increduli e che hanno un cuore duro e che non hanno alcuna percezione spirituale delle cose di Dio. È come se avesse davanti delle persone che non conosceva, delle persone totalmente nuove. Erano afflitti, piangevano, non avevano fede, avevano il cuore duro. Cosa faresti tu con una persona in questo stato? La metteresti di lato, gli diresti: recupera, riprenditi, ci vediamo fra 3 anni, oppure qualcuno magari un po' più scortese o più scorbutico gli avrebbe detto: tu non hai capito niente, tu il Vangelo non sai neanche dove sta di casa, ma quale è nato di nuovo? Tu non solo non sei fratello, non sei manco cugino, non sei manco un parente lontano, tu non sei degno neanche di stare sul pulpito, tu non puoi tenere un microfono in mano, tu non puoi neanche lavare i gabinetti della comunità, tu devi arrivare l'ultimo e andartene per primo.
tu devi stare all'ultimo posto e non voglio neanche sentirti pregare. Che cosa faresti con 11 persone in questo stato, che erano afflitti, che piangevano, che erano increduli e che avevano una durezza di cuore e non avevano creduto a coloro che lo avevano visto risuscitato? Che cosa faresti con persone in questo stato? Cosa faresti con una persona, e lo possiamo vedere nella vita di Giovanni, nella vita di Pietro, cosa faresti con una persona che ti ha appena rinnegato 3 giorni prima? Quando tu avevi detto, Gesù aveva detto a Pietro, il Signore ha detto, Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, sto leggendo Luca 22:31, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno e tu, quando sarai ritornato, conferma i tuoi fratelli. Qual era la risposta di Pietro? Signore, io sono pronto ad andare con te, tanto in prigione che alla morte. Ma Gesù disse a Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato 3 volte di conoscermi. Cosa faresti con una persona che avevi avvisato e che dopo qualche ora ti rinnega 3 volte in maniera spudorata? Noi vediamo quello che Gesù ha fatto. Quando andiamo nell'ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni, quando Gesù li accoglie sulla riva del lago di Capernaum con una colazione meravigliosa, con del pesce, dice qua in Giovanni 21:23, allora Gesù venne, prese del pane e ne diede loro, così pure del pesce. Gesù da risorto li serve, li ha serviti ancora una volta. Dice, dopo che ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro, Simone di Giona, mi ami tu più di costoro? In realtà non è costoro, ma è di questi, ed è riferito ai pesci, non è riferito ai discepoli. Sappiamo questa storia, la sappiamo tutti quanti. Gesù ha davanti 11 persone che, secondo la cultura religiosa del nostro tempo, erano da prendere e buttare nella spazzatura. Persone inutilizzabili. Perché? Perché erano totalmente inaffidabili. Erano persone totalmente inaffidabili. Cosa faresti con queste 11 persone? Che cosa affideresti loro? E a volte noi leggiamo Marco 16, andiamo a leggere sempre dal versetto 15, subito dal versetto 15, ma prima del versetto 15 c'è il versetto 14, e il versetto 14 ti demolisce. Infine apparve agli 11 mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore perché non avevano creduto a coloro che lo avevano visto. E poi disse loro, ragazzi, facciamo una cosa, ci vediamo fra un po' di tempo. Dai ragazzi, ci vediamo alla prossima lezione. Dai ragazzi, forse abbiamo sbagliato, cioè, è stato bello per questi 3 anni, ma ormai è finita, non vi preoccupate, ne sceglierò altri 12. Dai ragazzi, non credo che abbiate bisogno ancora di una scuola biblica, che abbiate bisogno di qualcosa. Gesù cosa dice loro? Gesù appare loro e dice, andate, andate. Se io fossi stato Gesù, gli avrei detto a questi 11, li avrei rimproverati per la loro incredulità, per la loro durezza di cuore, perché non avevano creduto a coloro che lo avevano visto risuscitato, io gli avrei detto andate, andate, andate in qualche paese lontano, sperduto, andate in qualche paese anche nelle campagne, ma andate a quel paese. Questo è quello che io avrei detto, probabilmente è quello che avresti detto anche tu, ma non Gesù. Gesù ha detto, andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Vedete, quando io leggo questo, per me è un grandissimo incoraggiamento. Un grandissimo incoraggiamento perché mi rendo conto che non saremo mai pronti per quello che Lui ci chiede di fare. Noi non saremo mai pronti per assolvere al compito che Lui ci ha affidato. Quando noi vediamo questi 11, io mi sento un eroe, io mi sento sicuramente superiore a questi 11. Chiunque in questo momento sta ascoltando si sentirà sicuramente superiore a questi 11. Ma vedete, il mandato
non è per coloro che sono buoni, non è per coloro che si sentono migliori di altri, non è per coloro che sono pronti, non è per coloro che sono santi, per coloro che sono puri. Il mandato non è per coloro che hanno una fede perfetta, una fede reattiva, coloro che sono fedeli, coloro che sono sottomessi, coloro che sono sempre lì attenti e disponibili. Ci sarebbe tanto da dire su questo argomento. Se noi leggessimo e studiassimo un po' di più la storia del profeta Giona, ci renderemmo conto che stiamo parlando esattamente di persone che tutto vogliono fare, tranne che assolvere al compito che gli è stato dato dal Signore. Vedete, quando noi guardiamo agli undici, noi vediamo l'esatto identikit di persone che non possono predicare il Vangelo. Dai, parliamone. Quando noi vediamo Marco 16,14, è l'esatto identikit di persone che tutto possono fare, tranne che essere mandati a predicare il Vangelo. E Gesù cosa fa? Gesù affida loro l'evangelizzazione delle nazioni, l'evangelizzazione mondiale. Se io fossi stato lì con Gesù in quel momento, 2000 anni fa, se avessi visto la scena in cui Gesù dice andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura, se io fossi stato lì, sarei andato da Gesù e gli avrei detto: ma stai scherzando? Signore Gesù, ma stai scherzando? Se tu affidi il Vangelo a questi 11, il Vangelo in Sicilia, a Catania, non arriverà mai. Se tu affidi l'evangelizzazione mondiale a questi 11 increduli e duri di cuore, che non sono in grado neanche di credere a loro stessi, l'evangelizzazione, il Vangelo a Napoli, in Italia, in Australia, in America, in Europa, in Sudafrica, non arriverà mai. Tu ti stai fidando delle persone sbagliate, Signore Gesù. Tu non so cosa è successo oggi, ma una cosa è certa: tu stai facendo un grande errore, perché tu stai affidando il destino dell'umanità a persone che tutto possono fare, tranne che adempiere quello che tu gli stai chiedendo di fare. Se io avessi detto queste parole a Gesù, probabilmente lui si sarebbe girato verso di me e mi avrebbe risposto in un altro modo, in questo modo. Mi avrebbe detto: Corrado, l'opera buona che io inizio nella vita di qualcuno lo porto sempre a compimento, perché io non sono alla ricerca di persone perfette, ma io sono alla ricerca di persone disponibili. Io non mando persone perfette. Io mando persone che si dispongono e che si lasciano perfezionare lungo il cammino. Io sono assolutamente convinto che non esiste una persona pronta per il ministerio, che non esisterà mai, non esistono scuole bibliche che possano preparare una persona al ministerio. Non esistono studi biblici che possano preparare una persona a predicare il Vangelo. Non esistono scuole bibliche che possono preparare una persona. Possono insegnarti, ma non possono prepararti. Sono due cose totalmente diverse. Qualcuno può insegnarti, ma non potrà mai prepararti. Chi ti può preparare a cacciare un demone? Oh, puoi fare una scuola biblica, puoi fare 1000 lezioni su questo argomento. Ma una cosa è certa: quando ti troverai di fronte ad un demone, tu saprai che tutta quella teoria la puoi prendere e buttare nella spazzatura. Se non hai la disponibilità di seguire lo Spirito Santo e di agire con franchezza, la teoria deve diventare pratica nel campo. Non esiste una persona pronta per pregare per i malati. Perché? Perché quando tu pregherai per qualcuno che sarai pronto. Ed è nel momento in cui imponi le mani, nel momento in cui sgridi la malattia, nel momento in cui faccia a faccia con un demone gli comandi
nel nome di Gesù di andarsene via, in quel momento tu sei pronto. Ma non aspettare di essere pronto per fare determinate cose, perché non lo sarai mai. Ecco perché il mio incoraggiamento è: fai quello che devi fare il prima possibile. Caccia i demoni, prega per gli infermi e tutto quello che poi studieremo. Non esiste una scuola biblica che ti prepara. Io ho fatto diverse scuole bibliche nella mia vita, ne ho fatte almeno 4 o 5 nella mia vita. Niente mi aveva mai preparato per affrontare un demone. Niente mi aveva preparato mai per affrontare una persona sulla sedia a rotelle. Perché quando sei lì e vedi il miracolo che accade, allora ti rendi conto che la teoria, per metterla in pratica, ha bisogno semplicemente di una disponibilità di cuore. Quando tu dici sì, lo voglio, sì, lo desidero, sì, serviti di me, Signore, serviti di me per benedire la vita delle persone, serviti di me per raggiungere più persone possibili col messaggio del Vangelo, serviti di me per distruggere le opere del diavolo, serviti di me per cacciare più demoni possibili, serviti di me per vedere le persone liberate dalle opere del nemico, serviti di me per distruggere ogni opera diabolica e satanica nella vita di questa generazione che ha tanto bisogno di te. Gesù disse: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. A chi lo ha detto? A 11 persone che probabilmente tu non gli affideresti neanche una penna, neanche una penna. Ecco perché il messaggio di questa sera è: non aspettare di essere pronto per fare le cose. Ma sarai pronto quando le farai. Non aspettare di essere puro o di essere santo. E parleremo di questo argomento quando parleremo del cacciare i demoni. Perché a volte viene insegnato, probabilmente tra quelli che stanno sentendo in questo momento c'è qualcuno che ha sentito questo: se tu non elimini tutti i vizi dalla tua vita, non puoi cacciare i demoni, perché siccome i vizi sono peccati e i peccati sono porte aperte, se tu cacci i demoni nella vita di qualcuno, c'è il rischio che quel demone esce dalla vita di quella persona ed entra nella tua vita. Noi andremo a smantellare, avrò la gioia di smantellare questa stupidaggine, questa cattiveria, questa balla tremenda che viene insegnata a volte nelle comunità da alcuni, che bisogna sempre stare attenti con questi demoni perché c'è il rischio che entri. Io sono stato in luoghi dove quando facevano delle liberazioni su qualcuno, probabilmente quella non era neanche posseduta, non era neanche un demone, ma credevano che aveva un demone. Dicevano che all'interno non dovevano stare neanche le donne incinte, perché il demone, se no, usciva e c'era la possibilità che entrava nella donna che era gravida e quindi faceva dei danni incredibili. Io ho sempre abituato addirittura i miei figli a stare con me quando erano piccoli, quando facevamo le liberazioni, perché c'erano alcuni che portavano i bambini fuori quando si facevano le liberazioni. E io ho sempre voluto, ad esempio, che i miei figli piccoli fossero lì, perché sin da piccoli io desideravo che loro cominciassero a vedere che il diavolo era sconfitto e che c'è potenza nel nome di Gesù e che quindi non dovevano avere assolutamente nessun tipo di paura nel fare determinate cose. Ma per andare a concludere, Gesù apparve agli 11 mentre era a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a coloro che lo avevano visto risuscitato, e disse loro: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Tra il verso 14 e il verso 15 poi studieremo anche questo. In realtà non è stata una cosa subitanea, perché il versetto 14 parla di quando Gesù apparve subito dopo essere risuscitato, ma il versetto 15 parla del mandato. E in mezzo tra il verso 14 e il verso 15 c'è Atti 1, il versetto 3, perché in realtà la Bibbia dice che Gesù, dopo essere risuscitato, rimase 40 giorni con i discepoli, insegnando loro le cose che riguardavano il regno di Dio. Infatti, il versetto 15 di Marco 16, andate per tutto il mondo, è alla fine di quei 40 giorni che
che Gesù era stato con i discepoli, mentre il versetto 14 è all'inizio dei 40 giorni. Queste cose noi chiaramente le comprendiamo quando andiamo a leggere lo stesso argomento dalle varie parti della scrittura. Però, ad esempio, in Marco 16, come in Matteo 28, è descritto da un versetto a un altro come se fosse una cosa subitanea. In realtà non lo era. Ma questo per farci comprendere una cosa, che anche in Atti 1, dal versetto 1 al versetto 8, quando Gesù sta a 40 giorni, dice la Bibbia, con i discepoli, insegnando loro le cose riguardanti il regno di Dio, anche alla fine di quei 40 giorni, in realtà Gesù era andato in profondità insegnando lo stesso argomento dei 3 anni precedenti, ma alla fine di quei 40 giorni i discepoli non capirono realmente tutto quello che Gesù aveva insegnato. Perché, ad esempio, loro arrivarono a dire: sarà in questo tempo che ristabilirà il regno di Israele. E Gesù, dopo 40 giorni di insegnare sul regno di Dio, ha detto: ragazzi, voi non avete capito, cioè non sta a me di stabilire, dice qua, non sta a voi di sapere i tempi e i momenti adatti che il Padre ha stabilito di sua propria autorità, ma dice: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Ancora una volta, anche da Atti 1, ci rendiamo conto di quanto Gesù si sia fidato di questi 11. Voglio concludere perché siamo alla fine. Io voglio che tu sappia, guardandoti negli occhi stasera, io voglio che tu sappia che Gesù si fida di te. Non importa quello che gli altri pensano di te, non importa quello che gli altri dicono di te, non importa quello che gli altri pensano o dicono. Che possa essere tuo fratello, tua sorella, le persone della comunità, il tuo pastore, il tuo sacerdote, chiunque sia, chiunque esso sia, non ha l'autorità che ha Gesù nella tua vita. E io voglio che tu sappia che queste parole non sono state date semplicemente ai discepoli, ma ad ognuno di noi. Quindi, quando lui inizia un'opera nella nostra vita, lui la porta a compimento. E voglio che tu sappia che non importa che tu sia pronto, che tu ti senta pronto, santo, puro e perfetto. Lui si fida di te in tutto quello che tu puoi fare per lui. Quindi se tu aspetti di essere pronto, tu morirai, arriverai alla fine dei tuoi giorni, perché ci sarà sempre qualcosa che non ti farà mai sentire pronto in realtà. Quindi inizia a fare quello che lui ti chiede di fare. E io sono convinto che avrai un grande incoraggiamento dai prossimi studi che faremo ed entreremo ancora di più nel dettaglio. Voglio pregare un attimo per voi per concludere. Padre, grazie per questa sera e chiedo che tu realmente possa dare forza e coraggio ad ogni persona che ha ascoltato e che ha visto questa lezione stasera. Nel nome di Gesù, che possa prendere forza e coraggio nel fare quello che tu chiedi e farlo con semplicità e con tanta franchezza, Padre. Grazie perché non abbiamo bisogno del mandato, del permesso degli uomini, non abbiamo bisogno che qualcuno ci dia la copertura, che qualcuno ci dia il via per fare quello che tu già ci hai chiesto di fare da 2000 anni. E per questo voglio ringraziarti nel nome di Gesù, Padre. Amen. Amen. Siamo arrivati alla fine della nostra lezione e grazie per essere stati collegati. Se ci sono delle domande, fatele sul video, sui commenti. Metteremo anche questo video domani su YouTube e quindi sarà a disposizione di tutto. Grazie delle vostre preghiere, grazie del vostro sostegno e grazie per come ci incoraggiate giornalmente. Vi voglio un bene che non vi posso descrivere. Vi amo e vorrei abbracciarvi tutti quanti in questo momento. Abbiamo delle belle notizie, ve l'ho detto l'altro giorno e fra qualche giorno vi faremo sapere di che cosa si tratta. Dio ha fatto dei miracoli straordinari dopo 12 anni. Un bacio a tutti quanti. Vi amo, buona serata e buonanotte a tutti per coloro che vanno a letto. Ciao.